Pino La Rosa, i servizi se ne vanno, siamo davanti alla sede dell'INPS, sembra scientifico il disegno. Prima si riduce il personale da 16 a 4 unità, poi si va ad una riforma che prevede un parametro del numero minimo di 10 unità per tenere in piedi una sede, e questa sede quindi è a rischio di chiusura. Beh, dunque, sì, a rischio di chiusura, ma già alcuni pezzi sono stati chiusi, perché noi intanto stiamo proprio protestando per questo, stiamo denunciando il rischio di uno smantellamento progressivo, perché è noto che sono stati chiusi i servizi per le imprese, è noto che è stata dimezzata l'operatività perché lo sportello apre 3 volte la settimana, il numero degli impiegati si è ridotto di un quarto praticamente, ne sono soltanto 4. Bisogna chiedere all'INPS che quando individua un bacino d'utenza e contemporaneamente un parametro di dipendenti che non deve essere inferiore a 10, vuol dire che quel bacino di utenza ha necessità almeno di 10 dipendenti, e questo è un problema davvero singolare. Certo, se è scientifico come tu hai detto, è probabile, però noi spetta anche di andare oltre lo scientifico, ed è quello che tentiamo di fare. Ci auguriamo naturalmente che chi ha ruolo e poteri istituzionali intervenga quanto prima, anche perché sappiamo che entro questo mese di maggio il comitato di gestione dell'INPS dovrebbe prendere in esame le situazioni di alcune sedi operative. La trascuratezza di cui soffre il territorio è data ormai da tanti anni, però negli ultimi anni è andata via via peggiorando la situazione. Ebbene, voi come riformatori siete stati promotori del referendum che poi ha portato alla cancellazione della provincia. Forse non è solo un caso che da allora molti servizi sono stati chiusi. Si voleva risparmiare e semplificare la macchina, forse si sta risparmiando soltanto su questi servizi. Dunque, l'abrogazione delle province voluta attraverso un referendum, voluta dal 95-96% dei cittadini, naturalmente. Dei votanti. Sì, dei votanti, chiaramente. Naturalmente non significava che dovessero venire meno i servizi, anzi al contrario significava servizi ancora più vicini ai cittadini, perché i poteri e le funzioni dovevano essere trasferiti in gran parte agli enti locali. Poi sappiamo che tutto il percorso relativo all'abrogazione delle province lo conosciamo, e le province non sono state abrogate, e allora a questo punto si tratta effettivamente di riprendere in mano anche questo problema, perché la provincia di Savrina, così com'è, più che altro è uno scherzo di cattivo gusto. Ma anche qui io vorrei chiamare in causa i nostri amministratori, perché è necessario che questo tema venga recuperato. Per riguardo i servizi, il collegamento, diciamo così, secondo me non è diretto, e riguarda ancora una volta, chiama in causa ancora una volta gli amministratori locali. Sono le amministrazioni locali che devono essere capaci, perché la provincia rischia di essere alla fine un fatto burocratico, ma il fatto politico riguarda gli amministratori locali. Sono in grado di farsene carico? Noi come forza politica naturalmente questa cosa la mettiamo in campo, sollecitiamo, lo faremo ancora, ma ci auguriamo che ci sia una presa d'atto da parte degli amministratori.